Ciao e benvenuti in questi 15 minuti di Power Yoga per tornare a riconnetterci con la nostra forza interiore, il nostro essere e il momento presente. Iniziamo in piedi, in cima al nostro tappetino, distribuiamo bene il peso del corpo su entrambe le piante dei piedi, apriamo i palmi delle mani in avanti, apriamo il petto, il respiro. E portiamo una mano all'addome, l'altra sul cuore. Iniziamo a prendere contatto con il nostro respiro, con il fluire dell'aria all'interno dei polmoni, dell'addome. Osserviamo i piccoli cambiamenti del nostro corpo. E in un inspiro solleviamo bene le braccia sopra la testa, uniamo i palmi delle mani, flettiamo la schiena indietro ed espirando pieghiamo un pochino le ginocchia, i gomiti, giù le mani a terra, rilasciamo bene il collo e in un inspiro srotoliamo la schiena verso l'alto. Ancora un inspiro, apriamo bene le braccia, le solleviamo verso il cielo, palmi uniti e espiriamo giù. Mani a terra, rilasciamo la zona cervicale, afferriamo i gomiti opposti e trasciniamoli con le mani in basso fino al centro della terra. Lasciamo andare ogni pensiero, preoccupazione. Rimaniamo connessi col nostro respiro. Inspirando, solleviamoci verso destra, allunghiamo bene la schiena in alto, spingiamo indietro i gomiti, apriamo il cuore. Ed espirando, pieghiamo le ginocchia e scendiamo verso sinistra. Giù di nuovo, ritroviamo il contatto del nostro respiro nell'addome. Inspiriamo stavolta da sinistra. Ci solleviamo bene, distendiamo la colonna, creiamo spazio fra le vertebre, spingiamo indietro i gomiti e nell'espiro scendiamo verso destra. Riappoggiamo entrambe le mani a terra e le facciamo scivolare sotto le ginocchia, allunghiamo bene la schiena in avanti ed espirando giù, dorso delle mani a terra, rivolgiamo le dita delle mani verso di noi e andiamo a calpestare letteralmente i palmi delle nostre mani con i piedi. Se riusciamo, stendiamo un pochino di più le gambe tenendo in dentro l'addome. Espiriamo, flettiamo i gomiti e le ginocchia, giù morbida la testa. E ancora in un inspiro provo ad allungare lo sguardo in avanti, distendere la colonna e le gambe fin dove riesco. Ed espiro giù, morbidi i gomiti, morbidi le ginocchia. Ancora un inspiro, allungo la schiena, apro lo sguardo verso l'orizzonte. In appoggio con entrambi i palmi delle mani a terra e espiro e vado in panca. L'addome è forte e attivo, le mani premono forti. E espiro, scendo, piego i gomiti, chaturanga. In un inspiro, Urdhva Mukha, sollevo le cosce, distendo le braccia, apro lo sguardo, distendo il collo ed espirando, l'ombelico in dentro, addome attivo, Uddiyana Bandha forte. Andiamo in Adho Mukha, nell'inspiro ci solleviamo sulle punte dei piedi e nell'espiro proviamo a spingere i talloni a terra. Nell'inspiro di nuovo mi sollevo, apro stavolta i talloni verso l'esterno e provo a farli scivolare verso terra. Inspiro di nuovo al centro, sulle punte e espiro a talloni in basso. Ancora un inspiro, allungo bene i piedi ed espiro a talloni verso l'esterno in basso. Ancora un inspiro al centro ed espiro a talloni verso terra. Cerco l'ombelico col mio sguardo, in un inspiro curvo la colonna, sposto il peso del corpo in avanti. Ed espirando, piego le ginocchia e spingo gli ischi verso l'alto, vado a disegnare delle onde con la mia schiena. Sento il movimento fra le vertebre, nell'addome, le braccia sono forti, palmi delle mani attivi, spingo il terreno lontano da me e continuo a muovermi, a fluire come un'onda. E ancora un inspiro, e ritorno nell'espiro in Adho Mukha. Inspiro, panca, chaturanga, piego i gomiti, espiro, distendo le braccia, sollevo le cosce, apro il cuore, espiro di nuovo Adho Mukha,
Inspirando, sollevo la gamba sinistra verso l'alto, cercando di rimanere con le spalle in linea. Mi sollevo sulla punta del piede destro e vado col ginocchio sinistro verso il gomito sinistro. Ancora inspiro, allungo la gamba al cielo, espiro, curvo la colonna, porto il ginocchio alla fronte. Inspiro, torno indietro, lancio la gamba in alto e nell'espiro il ginocchio verso il gomito destro. Da qui apro la gamba verso il lato lungo destro del tappeto, spingo con i fianchi in alto, rimango in appoggio sul braccio sinistro. Con il destro vado a disegnare dei grandi cerchi nell'aria per 2 o 3 volte. E su, riporto entrambe le mani a terra, di nuovo indietro verso l'alto con la gamba sinistra e nell'espiro porto il piede fra le mani, giù il ginocchio destro, inspiro mi sollevo in questo affondo, spingo in alto il petto, espiro gomiti, si aprono verso l'esterno, ancora inspiro su, espiro mani a terra. Di nuovo Pankha, Chaturanga e Urdhva Mukha. Apro il petto, il cuore, verso il cielo, verso la vita. Espiro Adho Mukha. Cammino un attimo sul posto e nell'inspiro sollevo questa volta la gamba destra verso l'alto. Espirando sulla punta del piede sinistro, ginocchio destro verso il gomito destro. Inspiro e distendo indietro la gamba. Espiro ginocchio alla fronte, curvo la schiena per creare spazio. Ancora inspiro sulla gamba, espiro ginocchio verso il gomito sinistro e allungo ed apro la gamba verso il lato sinistro del tappeto. Spingo in alto con i fianchi e disegno i miei 2 o 3 cerchi nell'aria, ampi con il braccio. Continuo a spingere con la mano destra e giù di nuovo con entrambe le mani. Sollevo di nuovo la gamba destra al cielo e nell'espiro porto il piede fra le mani, giù il ginocchio sinistro. Inspiro, mi sollevo con le braccia ed espiro, gomiti scendono, inspiro su, espiro, torno in panca e scendo, Chaturanga, inspiro, Urdhva Mukha ed espiro, mi siedo con i glutei e i talloni, rimango con le braccia distese in avanti, qualche respiro qui in Balasana, distendo bene la schiena. Riprendo il contatto col respiro, col mio cuore che batte. In un inspiro vado a portare i gomiti sotto le spalle, rimango in appoggio con gli avambracci e mi porto indietro con le gambe. Qui il mio corpo è fortissimo. Inspiro, sollevo la gamba destra e nell'espiro ginocchio al gomito. Ancora inspiro ed espiro e estendo l'ultimo ginocchio al gomito e estendo. Dall'altro lato sollevo la gamba sinistra, espiro ginocchio verso il gomito. Lo facciamo altre 2 volte, l'addome è fortissimo, sentiamo qui il nostro fuoco che brucia e che ci sostiene. Da qui solleviamo gli ischi verso l'alto, camminiamo con i piedi verso di noi ed espirando portiamo in avanti il peso del corpo, ci affacciamo in avanti anche con lo sguardo per 2 o 3 volte e rimaniamo poi giù con le ginocchia e di nuovo ci sediamo per un attimo sui talloni. Rilassiamo le spalle, incrociamo le dita delle mani indietro, spingiamo i pugni forti dietro di noi ed espirando appoggiamo la cima della testa al tappeto vicino alle nostre ginocchia. Rilassiamo le braccia in direzione dei nostri piedi, rilassiamo tutto il tratto cervicale, riprendiamo di nuovo il contatto con il nostro respiro addominale e piano piano sediamoci di nuovo sui talloni. Ci aiutiamo con le mani, ci riportiamo questa volta in Malasana, quindi apriamo i piedi verso l'esterno del tappeto, possiamo portare dei supporti sotto i talloni se non riusciamo ancora ad appoggiarli bene a terra, la schiena è dritta, i palmi delle mani a contatto con i gomiti che spingono contro le ginocchia, allunghiamo la cima della testa verso il cielo e il nostro sacro verso la terra. Da qui distendiamo le braccia in avanti, mani a terra, in appoggio sui polpastrelli, il mento si avvicina allo sterno. E inspirando di nuovo palmi a contatto che premono l'uno contro l'altro, apriamo lo sguardo al cielo. Espiro di nuovo, distendo le braccia. E inspiro di nuovo, mani in preghiera al petto.
Da qui questa stessa pressione di gomiti e ginocchia, continuiamo a farla, sporgiamoci un pochino in avanti, pieghiamo i gomiti ed espirando ritorniamo indietro, ancora inspiriamo in avanti, sentiamo le punte dei piedi che diventano sempre più leggere ed espiriamo, ritorniamo. E ancora inspiriamo, ci distendiamo in avanti con lo sguardo, pieghiamo un pochino i gomiti, piedi leggeri. Qui, solo se conosciamo già la posizione, abbiamo confidenza con il nostro corpo, possiamo decidere di andare oltre, attivare forte l'addome e spiccare il volo per il nostro piccolo corpo. E giù di nuovo, ci portiamo seduti pian piano sul nostro tappeto. Apriamo la gamba sinistra verso l'esterno, con il ginocchio piegato, il tallone in direzione del gluteo, gamba destra ben distesa, cerchiamo di riportare le anche in linea il più possibile. Inspiriamo sulle braccia, sul busto ed espirando facciamo partire il piegamento dal nostro addome, distendiamo la schiena e quando siamo al limite della lunghezza, giù anche con le braccia e la testa verso il ginocchio. Fin dove arriviamo? Due o tre respiri profondi. Qui andiamo a distendere tutti i muscoli delle gambe, della schiena e piano piano ritorniamo. Cambiamo la posizione, quindi la ripetiamo dall'altro lato. Gamba destra si piega, si apre verso l'esterno, anche in linea. Inspiro, mi allungo verso il cielo ed espiro, distendo la colonna il più possibile in avanti. Afferro la tibia, la caviglia, il piede, dove arrivo e giù rilasso anche il collo. Cerco di fare dei respiri profondi qua, di sentirli nell'addome. E pian piano inspirando, ci solleviamo di nuovo verso l'alto, distendiamo tutta la schiena al tappeto stavolta, rimaniamo con la gamba sinistra piegata e appoggiamo la caviglia destra poco sopra il ginocchio sinistro, cercando di aprire il ginocchio verso l'esterno. Da qui proviamo a stendere la gamba sinistra verso l'alto ed espirando la riportiamo al tappeto. Inspiro su, espiro giù, spalle basse a contatto col tappeto, i palmi delle mani premono verso terra. E ancora inspiro su, espiro giù. Ancora un inspiro, sentiamo il nostro core che ci sostiene e lavora ed espiro giù. Riportiamo il piede sinistro a terra, le braccia si aprono a candelabro, lasciamo cadere le ginocchia verso sinistra, così come sono, e ruotiamo con lo sguardo a destra. Un bel twist per massaggiare e purificare i nostri organi addominali, i nostri organi interni, risvegliare la nostra spina dorsale. E da qui cambiamo questa volta la caviglia sinistra che va in appoggio poco sopra il ginocchio destro, palmi delle mani a terra vicino ai glutei, spalle basse, gamba destra al cielo e espiro verso il tappeto. Inspiro, sento il movimento nel core ed espiro, torno. Ancora un inspiro, salgo. Espiro, scendo. Ancora inspiro, espiro. L'ultimo inspiro sulla gamba, espiro a terra, ancora l'ultimissimo inspiro su ed espiro, piego la gamba destra, braccia si aprono a candelabro, le ginocchia scivolano questa volta verso destra, lo sguardo si apre a sinistra, andiamo a muovere bene tutta la nostra colonna vertebrale e a massaggiare di nuovo i nostri organi addominali. Cerchiamo di respirare profondamente qui. Inspiriamo, portiamo entrambe le ginocchia al petto e andiamo a disegnare dei cerchi aprendo le ginocchia verso l'esterno per due o tre volte. Andiamo a sciogliere bene l'articolazione dell'anca. E da qui apriamo le ginocchia verso le ascelle, solleviamo le piante dei piedi verso l'alto, afferriamo i piedi dall'esterno e dondoliamoci a destra e a sinistra cercando di spingere con la zona lombare al tappeto. Ancora qualche respiro qui. Ed espirando andiamo a portare le piante dei piedi a contatto come in Baddha Konasana. Le ginocchia cadono verso l'esterno, le mani all'addome.
Rimaniamo in ascolto delle sensazioni e delle energie che si stanno muovendo nel nostro corpo, nella nostra mente, per tutto il tempo necessario. Spero che questa pratica vi sia piaciuta e di rivedervi al prossimo video. Namaste.